l'Istituto Santa Maria è in grado di offrire due differenti percorsi formativi con la stessa vitale filosofia, che è quella di contribuire alla formazione della personalità dei giovani, orientandoli verso settori lavorativi avvincenti e ricchi di opportunità per il futuro. Gli alunni di regia del Liceo Linguistico Arti dello Spettacolo partecipano spesso a stage formativi, realizzando video in molti convegni nazionali della FILINS, Federazione Italiana Licei e Istituti Non Statali, con la presenza del Ministro dell'Istruzione, dei responsabili delle scuole dei vari partiti politici, di giornalisti e media. In tutta Italia, da Taormina a Desenzano, in Sardegna e soprattutto a Roma, alla sede del Tempo e nella Sala delle Colonne in Parlamento, svolgendo già le figure professionali del loro futuro: operatori, fotografi, giornalisti, hostess, tecnici audio e registi. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito web all'indirizzo www.santamaria.it o rivolgersi direttamente all'istituto in via Ticino 45, Monterotondo, Roma. Istituto Santa Maria. Il piacere di essere studente. Si è svolta con grande successo la seconda edizione dell'Ugola della Sabina, il torneo canoro organizzato dall'Istituto Santa Maria di Monterotondo, direttore Giovanni Piccardo, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio e del Comune di Monterotondo. Il torneo ha visto l'esibizione sul palco degli studenti della terza media che con coraggio hanno cantato brani di cantanti affermati, da Mina a Risa, da Demi Lovato a Imodà, con la proiezione scenografica di video realizzati dagli alunni di regia durante i provini all'Istituto Santa Maria di Monterotondo, mixati dai video originali delle canzoni. A condurre magicamente la serata, l'attore e regista Marco Colibazzi, nostro insegnante di recitazione, insieme all'attrice showgirl Antonella Salvucci, con esibizioni di ospiti del mondo dello spettacolo che hanno preso anche parte alla giuria. Il maestro dello Zecchino d'Oro, Silvano Polidori, il cabarettista Roberto Ranelli, l'attore e doppiatore Alex Polidori, il pianista accompagnatore di Renato Zero, Stefano Senise, il cantante e interprete di Renato Zero, Daniele Sinasce, nostro insegnante di canto e la madrina d'eccezione, la cantante showgirl Elena Presti. A vincere la seconda edizione dell'Ugola della Sabina è stata Michela Sovran con il brano It's So So Quiet di Bjork, proveniente dalla scuola media Olga Rovere di Rignano Flaminio, che a differenza della vincitrice Stella Grillo della prima edizione, che ha partecipato come premio alla gita del Santa Maria a New York, Michela ha portato a casa 1000 euro e in buoni acquisto presso il negozio di elettronica GBC di Monterotondo e altri 1000 euro alla sua scuola come premio speciale. Seconda classificata e premio di 500 euro in buoni acquisto a Cristiana Merli, proveniente dalla scuola media Federici di Monterotondo, con il brano Warrior di Demi Lovato. Terza classificata e premio di 250 euro in buoni acquisto a Michela Conti, proveniente dalla scuola media Venturini di Morlupo, con il brano Mi si è scoppiato dentro il cuore di Mina. A tutti gli altri partecipanti l'omaggio del DVD realizzato dagli alunni di regia e dal loro docente Alex Di Filippo del Liceo Linguistico Santa Maria di Monterotondo.